L'assessore alla pubblica istruzione del comune di Alcamo, Selene Grimaudo, ricorda che domani si celebra la giornata mondiale di consapevolezza dell'autismo, istituita dalle Nazioni Unite con una risoluzione approvata nel novembre del 2007, che si svolge dal 2008 e che giunge quest'anno all'ottava edizione. In questa giornata, afferma l'assessore all'istruzione, desidero che si possa parlare ancora di più di un mondo a parte, in cui tanti alunni, bambini e adulti sono immersi e che è sconosciuto a molti. Parlare di autismo in una società come la nostra, in cui la frenesia di un mondo che scorre porta a esternare tutto, anche i pensieri più intimi, si scontra con un mondo fatto invece di silenzi, di stereotipi, di immagini vissute in una interiorità che può sembrare essenziale per chi non vive la realtà dell'autismo, ma che è ricca di momenti e di significati. Un pensiero, conclude la Grimaudo, va alle famiglie e agli insegnanti di sostegno che vivono momenti diversi della vita delle persone autistiche, entrambi a contatto con una realtà di grande impatto emotivo. Immobilizzato su una sedia a rotelle, la storia di Danilo Ferrari all'Istituto Tecnico Caruso di Alcamo, anche se muove solo gli occhi, è giornalista, autore di libri, laureato in scienze dell'educazione. Questa mattina è stato presentato il suo libro, Il coraggio è una cosa. Vediamo il servizio. Si è tenuto questa mattina all'Istituto Tecnico Commerciale Girolamo Caruso di Alcamo un incontro con Danilo Ferrari, autore del libro Il coraggio è una cosa, edito da Neon. Danilo è un ragazzo affetto da tetraparesi spastico-distonica, con assenza di linguaggio e impossibilità di muovere le mani. Un incontro singolare, perché il tempo della comunicazione è fatto di sguardi, di corpi, di suoni. Il tempo della comunicazione è principalmente dato dal tempo della parola. Ciò che rende singolare l'incontro con Danilo Ferrari è proprio il fatto che la parola pronunciata è assente. Danilo Ferrari è un giovane di 31 anni, è un giornalista, uno scrittore, un attore che comunica attraverso un linguaggio aperto che tiene fortemente in considerazione l'altro. In questo suo primo libro, Danilo Ferrari compone una storia breve che comprende molte domande poste a se stesso, ma allo stesso tempo risponde a numerosi dubbi comuni sul suo stato di ragazzo affetto da tetraparesi. Danilo Ferrari è nato nel 1984 e vive a Catania. Si è laureato in Scienze dell'Educazione presso l'Università degli Studi di Catania con una tesi in filosofia sui diritti umani e dignità della persona. È giornalista dal 2007 e attore del teatro Neon. Danilo comunica con gli occhi, che sono diventati la sua parola. Grazie al loro movimento comunica ciò che sente, detta articoli giornalistici e scrive libri. Maria Stella Colla, la sua insegnante di sostegno, raccoglie pazientemente il rimando dello sguardo e traduce perché, in fin dei conti, la lingua di Danilo non è che una delle tante parlate straniere che vanno interpretate a questo mondo. E lei non ha fretta, sa bene anzi che il linguaggio vuole concentrazione, allegria, predisposizione al gioco e moltissimo buon umore. Danilo Ferrari insegna a tutti noi come dagli sguardi, dai corpi, dai suoni sia possibile comunicare ad un altro livello, nonostante l'assenza della cosiddetta parola pronunciata. E così, né il linguaggio è una cosa, Danilo scrive una bellezza vissuta, dal tempo che scorre, dal rumore che scandisce le sue giornate, della gente che lo circonda, ma anche dagli attacchi di depressione, dei brutti pensieri che talvolta fanno capolino nel senso di isolamento. Essere soli è essere morti. Non c'è nessuna possibilità di comunicare, di scambiare emozioni, calore, sentimenti. Morire, la solitudine è la morte. Danilo però non è solo, a partire dalla sua assistente, alla sua splendida famiglia, ai docenti e agli amici della Neon, tutti citati e protagonisti di questo libro, che l'aiutano a raggiungere il traguardo di una normalità che a leggerla ci dà contezza che l'unica patologia incurabile rimane il pregiudizio. Dopo il consueto periodo di chiusura programmato legato agli interventi di manutenzione dell'impianto, ieri ha riaperto la funivia che collega Trapani ad Erice. È stato varato il calendario con l'orario di apertura in vigore fino al 28 giugno prossimo. Lunedì è stata disposta l'apertura dalle 13 alle 20, dal martedì al venerdì l'apertura invece sarà dalle 8:10 alle 20, il sabato dalle 9 alle 21, infine la domenica apertura prevista dalle 10 sino alle 20.
Questa era l'ultima notizia, l'informazione di Alpa 1 si chiude qui, come sempre grazie per l'ascolto e risentirci.